Eh sì, è arrivato quel momento, ragazzi. È arrivato il momento del pagellone della Serie A 2021-2022. Ieri, con l'ultima partita, anzi le ultime partite, quelle della Salernitana e del Cagliari, la stagione di Serie A è passata agli archivi e oggi in questo video andremo a fare il pagellone. Ma prima di iniziare, vi chiedo di iscrivervi al canale in tantissimi. Road to 1 milione di iscritti, mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi. E supportate questo progetto lasciando anche tantissimi mi piace qui sotto. Vi ricordo che domani alle ore 14 inizia finalmente il mercato che farei della stagione nuova del calciomercato. Lo so che lo state aspettando, quindi mi raccomando, fatemi sentire tutto il vostro supporto. Detto questo, fatemi sapere su cosa siete d'accordo e su cosa no, e noi partiamo subito. Atalanta, 4 e mezzo. Dalla Champions a niente, senza passare dal via. Un epilogo simile non lo vedevo dai tempi della Sampdoria quarta. L'Atalanta è crollata nel vero senso della parola. È crollata verticalmente, in discesa. Gasperini quest'anno ne ha azzeccate poche, così come i suoi calciatori in generale. Un ottavo posto spesso inspiegabile, ma sempre più comprensibile invece di settimana in settimana. 59 punti, pochissimi. 22 partite non vinte, equamente divise in 11 pareggi e 11 sconfitte. Sicuramente anche per colpa di tanti infortuni e dell'essere stati costretti a giocare metà campionato senza attaccanti, ma una stagione pessima sotto ogni punto di vista, squadra da ricostruire. Bologna, 7. Solito ottimo campionato, con la permanenza in Serie A mai messa in dubbio e se l'obiettivo è la salvezza, allora bene così. Nell'anno più problematico a livello di salute per Mister Sinisa Mihajlovic, la squadra ha dovuto overperformare, regalando tra l'altro gioie inspiegabili anche contro grandi del campionato. Al girone di ritorno si è addirittura presa la scena, diventando giudice di ogni alto obiettivo stagionale, battendo l'Inter, bloccando il Milan, pareggiando contro Juventus e Roma. 46 punti sono anche più della matematica salvezza. Cagliari, 3. Retrocessione, e così sia, finalmente aggiungerei. Nulla contro il Cagliari, sia chiaro, ma i sardi, alla luce della scarsissima progettualità, non meritavano nemmeno un punto in più di quello che hanno ottenuto. Nonostante calciatori di livello assoluto come Cragno, Joao Pedro, Altare, Nandez, Rogue e molti altri, hanno perso quasi tutte le partite, meritando la retrocessione. Uno scenario che la piazza non merita, ma che giustamente ottiene dopo anni a rischiare puntualmente di andare giù. Non riesce nemmeno a far gol al Venezia già retrocesso, con una Salernitana che ne becca 4 in casa, e non c'è altro da dire. Empoli, 6 e mezzo. Premettiamo che era neopromossa, che molto spesso la gente se lo dimentica. Il girone d'andata dell'Empoli è da 9, con la compagine di Andrea Azzoli che insegna calcio alle piccole e le grandi del nostro campionato. Al giro di boa però avviene la caduta totale. I toscani non vincono più una gara nemmeno per sbaglio, incappando in una girandola di figuracce che sembra non volersi placare. Ci penserà il Napoli e una rimonta insperata a segnare una salvezza che meritavano tutto sommato di ottenere. La cosa più importante alla fine è il risultato e loro totalizzano addirittura più di 40 punti. Direi che il voto è quindi anche più alto della sufficienza. Fiorentina, 8. Il miracolo ha un nome ed un cognome che rispondono a quelli di Vincenzo Italiano. Se pensate a 9 mesi fa, vi ricorderete che la squadra gigliata aveva da poco annunciato Gennaro Gattuso. Chissà come sarebbe andata oggi la stagione viola con il tecnico calabrese alla guida. Magari meglio, ma noi ci basiamo sulle prove concrete. E queste dicono che la Fiorentina, 5 anni dopo, torna in Europa. Prende la Conference, che sarà una competizione super stimolante per il processo di crescita del club di commisso, step by step. Ma l'annata è stata ottima, con tanti calciatori valorizzati e una solidità nel gioco che hanno reso la squadra di Firenze giustificata a sognare. Arrivano settimi, lasciando addirittura fuori l'Atalanta, lo scorso anno terza, e raggiungendo lo storico e stoico risultato dopo aver battuto la Juventus, rivale di sempre. Chapeau! Genoa, 0. Le parole di Criscito a fine anno valgono più di 1000 parole. È chiaro che il capitano rossoblù soffrisse il rigore sbagliato nel derby, che in qualche modo ha condannato la cadetteria il Grifone praticamente in anticipo. Ma è anche chiaro come i rossoblù abbiano sbagliato anche ciò che pareva impossibile sbagliare, con un progetto mai chiaro, tanti cambi alla guida repentini e sessioni di mercato da terza categoria. Il Genoa chiude addirittura con una sconfitta.
con soli 28 punti, ma soprattutto con appena 4 vittorie, di cui 2 arrivate a stagione finita per molte squadre affrontate. Dopo anni di salvezza dal sapor biscotto, un anno al purgatorio farà bene a tutti per ricostruirsi. Inter, 7,5. È verissimo che loro erano i campioni d'Italia in carica e perdere lo scudetto contro i cugini è la cosa peggiore che potessero fare. Ma non dimentichiamoci cosa hanno dovuto sorbire nella sessione di mercato precedente a questa stagione. Perdono Mister Conte, perdono Eriksen, Lukaku e Hakimi. Devono ricostruire la squadra dalle fondamenta, dando il via ad una lotta contro i cugini vinta solo all'ultimo respiro dal diavolo. Quei calciatori e l'allenatore lo sostituiscono con Inzaghi, 0 campionati vinti, Çalhanoğlu, 0 campionati vinti, e purtroppo per lui rimarrà così, Dzeko, 0 campionati vinti in Italia, e Dumfries, 0 campionati di alto livello vinti. Fatto sta che oltre la sconfitta contro il Bologna non perdono quasi mai punti stupidi per strada, vincendo tutte le ultime 8 di campionato. Chiudono come miglior attacco e per un solo gol, proprio quello su errore di Radu, quello che gli toglie lo scudetto, non sono anche miglior difesa. 84 punti, media pazzesca, ma lo scudetto va altrove. Juventus, 6. Il minimo indispensabile. Chi credeva che la Juventus avrebbe fatto di più anche dopo la partenza di Cristiano Ronaldo probabilmente non ha seguito gli ultimi anni di calcio. I bianconeri non hanno overperformato, sia chiaro, anzi, si sono spesso resi protagonisti di figuracce assolutamente evitabili. Però lo scorso anno avevano chiuso con un quarto posto arrivato all'ultima giornata, con CR7, Chiesa per tutta la stagione e Chiellini e Bonucci con un anno in meno. Il problema sta a monte, però ottenere il piazzamento Champions con 4 giornate d'anticipo per come si erano messe le cose male non è. Sottolineo anche il fatto che la partenza pessima abbia rovinato completamente la stagione. 2 punti nelle prime 4, ma il campionato non dura 34 gare. Lazio, 6,5. Tutto sommato bene. Stagione non eccelsa, ma che ha migliorato l'annata precedente. La nuova Lazio di Sarri ha dovuto rivoluzionare il suo modo di giocare, passando da 3 difensori centrali a 2 centrali e 2 laterali bassi, abbandonando gli esterni a tutta fascia e sposando il centrocampo a 3, salutando le due punte ma passando al tridente. Una rivoluzione non scontata, con soprattutto l'addio allo storico Inzaghi, per molti protagonista e fondamentale di un percorso Lazio iniziato anni fa. Non si è visto. La Lazio migliora, sebbene leggerissimamente, l'ultima stagione. Fa 4 punti in meno, prende anche 3 gol in più, ma passa da sesta a quinta. Non cambia nulla sotto il punto di vista della concretezza, in quanto l'obiettivo confermato è sempre l'Europa League, ma essendo il primo anno di Sarri era tutto fuorché scontato, e molti di voi, e anche io in realtà, l'avevamo messa settima. Milan, 10. C'è davvero pochissimo da dire. Campioni d'Italia, titolo strappato ai cugini, 7 punti in più dello scorso anno, addirittura 20 punti in più di 2 anni fa. Il favoloso Milan di Pioli ha dominato il campionato, centrando persino l'obiettivo di miglior difesa condivisa. Una squadra che aveva l'obiettivo di rimanere competitiva ha invece alzato al cielo il tricolore a distanza di 11 anni dall'ultima volta, non cadendo quasi mai in tutto l'anno, dimostrandosi molto più squadra di quanto si poteva pensare. Tonali è diventato un leader, ma Maignan ha fatto meglio di Gigio Donnarumma. Tomori e Kalulu hanno di fatto presentato la premiata ditta della coppia di difesa più forte del campionato, senza far rimpiangere l'infortunio di Kier. Teo straripante, Leao informato top player, con Kessié che lascia da eroe, e davanti anche Giroud, che doveva fare al Milan il centravanti degli ultimi 10 minuti, regala il tricolore con la doppietta nella giornata decisiva e con la doppia cifra in stagione. Il Milan vince lo scudetto con una prova di forza, vincendo tutte le ultime 5 in altrettante gare insidiose, battendo anche i fantasmi del Fatal Verona, e Pioli ora può festeggiare. Napoli, 7,5. Io non capisco come faccia la gente, soprattutto i napoletani, a non essere contenti di questo Napoli. Più vado avanti e più credo che alla gente faccia male toccare il cielo con un dito, se poi il cielo lo vogliono per sempre. È vero che i partenopei per lunghi tratti della stagione hanno sognato lo scudetto. È vero che ci hanno creduto fino all'ultimo, ma è anche vero che l'obiettivo non era questo. Quando De Laurentiis ieri ha fatto un post su Twitter scrivendo che l'obiettivo stagionale era stato raggiunto, molti napoletani lo hanno schernito.
Forse non sanno che questo Napoli ha fatto più punti dello scorso campionato e che con questi punti, anche nello scorso campionato di altissimo livello, sarebbe arrivato terzo. Forse non sanno che questo Napoli ha fatto 17 punti in più di 2 anni fa. Non si ricordano che l'ultimo Napoli ad aver fatto più punti di così fu quello di Sarri, quello dei 91 punti, della stagione surreale. E quel Napoli lì, dei 91 punti, pensate, fece solo 3 gol in più e ne prese solamente 2 in meno. E quest'anno, a Spalletti, fra le altre cose al primo anno, colui che tra l'altro ha dovuto raccogliere i cocci di Gattuso e Ancelotti, non è stato nemmeno fatto mercato. Ha avuto di mezzo la Coppa d'Africa, con assenze pesantissime, e gli è mancato Osimhen per quasi tutto l'anno, avendo giocato poco più di metà stagione. Nonostante ciò, i partenopei sono semplicemente crollati nel finale, non reggendo l'urto, ma arrivando comunque terzi sopra la Juventus e addirittura più 15 dal posto che non li avrebbe mandati in Champions, il posto che lo scorso anno hanno centrato. Ma di che parliamo? Roma, 6,5. Lieve miglioramento anche qua, sulla falsa riga di quanto detto per la Lazio. Un punto in più, ma soprattutto da settimi a sesti. E questo vale un'altra competizione. La prima Roma di Mourinho, all'inizio di un nuovo ciclo, che saluta lo storico centravanti Dzeko e ricomincia dal giovane Abraham. Non ha brillato, non Abraham, la Roma. Complice un finale di stagione tutt'altro che positivo. Ma alla fine, vista l'ultima annata, il miglioramento è stato evidente. L'anno prossimo i giallorossi tornano a giocare l'Europa League. Mourinho ha peggiorato notevolmente la fase offensiva, migliorando però vistosamente la situazione difensiva con 15 gol in meno incassati. Il dato con le big è sicuramente migliorato, avendo battuto 2 volte l'Atalanta, 1 volta la Lazio e 1 volta la Fiorentina, ma c'è davvero ancora tantissimo da lavorare. Salernitana, 8. Sicuramente l'essersi salvati deve spalleggiare moltissimo il fatto che le ultime 3 quest'anno fossero ridicole. Però sinceramente dobbiamo ammettere come i campani abbiano fatto un vero e proprio miracolo. Una squadra, pensate, non si salva con 31 punti dalla stagione 2005-2006, 17 anni fa. Ma quello fu un anno atipico. Il Messina con 31 punti in realtà retrocedette, con la linea salvezza fissata a 39, dettata dal Siena. Però la Juventus fu spostata ultima per via di Calciopoli, e alla Lazio diedero 30 punti di penalizzazione ripescando il Messina. Così la Lazio fece 32 punti e la Juventus arrivò ultima a 0. Nella realtà, pensate, non è mai successo che una squadra si sia salvata con quei pochi punti in un campionato a 20 squadre. Vi dirò di più. Con 31 punti spesso saresti arrivato ultimo e nemmeno nei campionati di 18 squadre con quel punteggio ti saresti salvato. Anche se lì, all'odore del vero, ne scendevano la bellezza di 4 e non 3. Però i punti sono importanti fino ad un certo punto, appunto. Conta la posizione e alla Salernitana sarebbe stato difficile domandare di più. Una società che fino al gong non sapeva se avrebbe iniziato la stagione, che non ha fatto mercato estivo, affidata ad un trust fino a gennaio, passata di mano ad un giorno dal fallimento e con 24 ore a disposizione per fare calciomercato, con 6 mesi buttati nel cesso. I Granata non sono la tipica squadra che si sveglia alla fine, ma una compagine che avrebbe voluto avere un progetto serio, ma che non gli è stato permesso. Sabatini ha fatto un miracolo, Nicola ha fatto un miracolo, i giocatori hanno fatto un miracolo. Loro hanno giocato tutta la stagione solo da febbraio, e da febbraio hanno fatto 20 punti in 17 partite. Dopo il mercato hanno ottenuto una media di 45 punti stagionali, che sarebbero una salvezza matematica. Iervolino ha reso immortale Salerno, almeno per un anno. E anche se una salvezza è arrivata dopo aver perso 0-4 in casa è più anticlimatica che mai, fatemi fare i più grandi complimenti alla Salernitana. Sampdoria, 5. La salvezza è arrivata, ma per favore non paragonatemi la situazione del club blu cerchiato con quello appena citato della Salernitana. Questi ultimi hanno messo in piedi un progetto nonostante non se lo potessero permettere. La Samp, nonostante avrebbe tutte le possibilità del mondo da anni, non sa nemmeno come si scrive la parola progetto. 36 punti con sconfitte mediocri. La salvezza matematica si raggiunge con 44. Loro ne fanno 8 in meno, salvati dal gong, dal finale. Una piazza così non merita questo. La compagine non convince ed è ancora in balia dei risultati. La salvezza arriva, ma non credo fosse quello l'obiettivo. Ma magari sbaglio io.
Sassuolo, 7 meno meno. Il voto è comunque molto alto, perché non era scontato far bene al primo anno di Dionisi, però diciamo che rispetto all'annata di De Zerbi c'era davvero ancora molto da lavorare. 12 punti in meno e 3 posizioni sotto. Il Sassuolo ha coltivato moltissimi talenti e nonostante nel periodo recente abbia perso Locatelli, Caputo e Bogà, ha messo sugli scudi Frattesi, Raspadori, Scamacca, Traoré e il solito Berardi. Per questo il voto è altino. Va detto pure però che insieme agli ottimi risultati contro le big sono arrivate figuracce inaudite contro le piccole. Hanno perso contro l'Udinese 3-2, l'Empoli 1-2, il Bologna 0-3, il Verona 2-4, la Samp 4-0 e il Cagliari 1-0. Risultati assolutamente evitabili che l'anno prossimo andranno migliorati. Ad ogni modo 50 punti sono ottimi, ma dipende se l'ambizione è la salvezza, la metà classifica o l'Europa. L'anno scorso arrivarono a pari punti con la settima. Quest'anno, dalla settima, meno 12. Spezia, 7,5. Miracolo sportivo di Thiago Motta, che è stato minacciato di esonero per praticamente tutte le partite di campionato, ma che non è mai stato in zona retrocessione. Miracolo sportivo, perché a mio avviso sulla carta lo Spezia ha fra le peggiori squadre del campionato e ha anche il mercato bloccato, costretti quindi a fare oro di ciò che hanno, cercando di ottenere sempre il massimo. Dopo l'addio di Italiano, serviva un miracolo vero e proprio per confermare la salvezza ed è arrivato. Sia perché la linea salvezza si è abbassata da 37 a 31, sia perché Thiago Motta ci sa fare. I bianconeri fanno solamente 3 punti in meno, ottenendo un più 6 sulla retrocessione, raggiungendo quindi ampiamente l'obiettivo. Torino, 8. Per sottolineare il miracolo rinascita che ha fatto Ivan Juric in Granata nell'ultima stagione, devo citarvi quello che è stato lo scorso anno, con un Torino che pareggia le ultime due, salvandosi con 37 punti, facendo 50 gol e subendone 69. Il Torino della scorsa stagione vince solo 7 partite e arriva 17esimo. È una squadra alla deriva. Il mio ritornello era ormai una cantilena. I Granata torneranno a brillare all'arrivo di un allenatore decente. Presto detto, Urbano Cairo ha smattato per portare a Torino Ivan Juric, che a Verona aveva fatto benissimo. I punti sopra la retrocessione da 4 sono diventati 20, le vittorie da 7 sono diventate 13, i gol fatti da 50 non sono migliorati, ma perché l'attenzione maniacale è stata fatta dalla retroguardia, che ha subito la bellezza di 23 gol in meno, con la quinta difesa migliore del campionato. Il decimo posto con 50 punti è frutto di un lavoro certosino che ha fatto chiudere il Toro nelle posizioni minime in cui un club così merita di occupare. Udinese, 7,5. Altra grande stagione friulana, con un esonero a stagione in corso e una realtà che passa dal 14esimo al 12esimo posto, con 7 punti in più. I friulani di Cioffi hanno fatto benissimo, nonostante le pesantissime partenze di Musso e De Paul, trovando certezze in calciatori come Beto, Deulofeu e Molina, scoprendo Udoge e confermando Pereira. Dicevamo che l'Udinese fa i punti di notte, che si salva sempre senza fartene accorgere. Anche quest'anno la stagione è trionfale, con un assurdo più 17 dalla zona retrocessione. Tanto di cappello, e questo è un progetto che funziona. Imparate. Venezia, 5. Lo so che sono arrivati ultimi e so anche che avrebbero chiuso con 22 punti se non fosse per le ultime 3 gare a retrocessione ormai praticamente certa, dove hanno ottenuto ben 5 punti e visto quelli che hanno fatto in totale pochi non sono. Ma il progetto della squadra veneta era fra i più interessanti possibili. Tanti giovani di prospettiva che nel girone d'andata avevano tra l'altro dimostrato anche di saper giocare a pallone seriamente. Eppure qualcosa è andato storto. Al giro di boa sono crollati, complice forse l'inesperienza e sicuramente la scarsa capacità di integrazione di molti individui, avendo in rosa una cosa come 15-20 calciatori di nazionalità diversa tra loro. Incomprensibile l'esonero di Zanetti. Peccato, speriamo di rivederci presto. Verona, 8,5. Io non ho parole, giuro. Sembravano, giustamente, tutti disperati per l'addio di Juric in estate, senza dimenticare che loro, come ogni anno, avevano detto addio a pezzi pregiati. Hanno salutato il portiere Silvestri, hanno perso Zaccagni, Lovato, avevano tutto da perdere, e l'inizio è stato quasi ridicolo, con Di Francesco che porta più danni della grandine. Poi però succede l'impensabile.
Con Tudor la squadra fa addirittura meglio di Juric. I clamorosi 45 punti fatti dal tecnico oggi in forza al Torino diventano addirittura 53, 8 in più, con meno margine di lavoro, tra l'altro. L'Hellas fa quasi 20 gol in più, stupendo e mandando la bellezza di tre calciatori in doppia cifra, Barak, Simeone e Caprari, con 40 gol segnati in tre. Addirittura dal decimo si passa al nono posto. Questo Verona fa addirittura meglio di Juric, ma soprattutto, senza contare le prime tre di Difra, il Verona avrebbe fatto in media 58 punti, uno in meno dell'Atalanta, 4 in meno della Conference. Significa che le ultime tre, nelle quali ha mollato facendo soltanto un punto, avrebbe potuto davvero addirittura aspirare all'Europa. Bravi davvero! E questo era il pagellone della Serie A 2021-2022, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Da oggi i video praticamente usciranno sempre ore 7, 14 e circa credo 19:30, dovrò capire il terzo quando farlo uscire, ma dovranno uscire tutte le mie serie, quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio tantissimo, mi piace, buon shalallahu alaikum come sempre, ci vediamo ad un prossimo video!